L'universo è pieno di energia. Contiene oggetti che hanno la minor quantità possibile di energia, così come oggetti giganteschi e potentissimi che rilasciano enormi quantitativi di energia. Il nostro universo è smisurato. Contiene miliardi di galassie. Ognuna contiene miliardi o addirittura trilioni di stelle. Ed ogni stella utilizza la fusione per generare energia per miliardi di anni. È perfettamente razionale immaginare che la quantità totale di energia del nostro universo debba ammontare ad una quantità inimmaginabilmente grande. Eppure i fisici ci dicono che non è così. La quantità complessiva di energia del nostro universo sarebbe zero. Parte da qui una delle ipotesi più ardite sulle origini del nostro universo, da molti considerata il santo Graal per sbarazzarsi una volta per tutte dell'idea di un creatore non creato alla base della creazione. In che cosa consiste questa idea? Potrebbe realmente riuscire a rendere Dio un ente inutile, un'ipotesi non necessaria? Vediamolo insieme. Nella teoria quantistica, il nulla è descritto come un insieme di campi di energia fondamentali. La combinazione di questi campi energetici è anche detta quantum foam, schiuma quantistica, il sostrato di tutto ciò che c'è. Si tratterebbe della più piccola realtà quantistica disponibile ovunque nello spazio, soggiacente a qualsiasi cosa, letteralmente tutto. La schiuma quantistica è piena di potenzialità che hanno un valore diverso da zero, scoppietta senza sosta generando le cosiddette fluttuazioni quantistiche, in una scala incredibilmente piccola, detta scala di Planck, circa 10 elevato alla meno 35 metri. In questa dimensione infinitesimale, lo spazio non è più ordinato e liscio come lo conosciamo noi, è schiumoso. Un'entità caotica fatta di bolle, detta appunto schiuma quantica. Stando ad alcune ipotesi, le fluttuazioni quantistiche darebbero origine letteralmente a tutto ciò che percepiamo come esistente. L'intera realtà emergerebbe da questa specie di champagne brulicante di bollicine. In termini di campi, le variazioni di energia diverse da zero sono chiamate fluttuazioni quantistiche. Ed in termini di particelle prendono il nome di particelle virtuali. La ragione per cui vengono chiamate virtuali è perché non esistono come entità osservabili, ma la loro esistenza è misurabile. Sono temporanee, sono presenti durante i calcoli, ma non possono essere rilevate come particelle singole. Le particelle virtuali entrano nell'esistenza prendendo in prestito energia dalla schiuma quantistica. Vivono per un tempo brevissimo, si annichiliscono l'una con l'altra e ritornano nell'energia presa in prestito, come il campo di elettroni che produce gli elettroni, il campo dei quark che genera i quark e così via. Il loro breve intervallo di vita è sufficiente perché le particelle virtuali lascino effetti misurabili. Potendo interagire con particelle reali, le particelle virtuali sono una parte essenziale della meccanica quantistica, sono estremamente ben testate e questo ha permesso agli scienziati di comprenderne le conseguenze quanto meccaniche. Il gran numero di misurazioni sperimentali dimostra che le particelle virtuali esistono. Gli effetti della schiuma quantistica possono essere osservati sperimentalmente in vari fenomeni, come l'effetto Casimir. Vediamo di che si tratta. Se la schiuma quantistica esiste davvero, le particelle virtuali dovrebbero essere dappertutto. E dal momento che le particelle hanno natura duale di onda e particella, dovremmo essere in grado di rilevarle come onde ovunque. Piazzando due lastre di metallo vicine l'una all'altra, parallelamente, la schiuma quantistica esisterebbe tra le due piastre così come all'esterno. Il posizionamento ravvicinato delle lastre fa sì che esistano solo onde corte fra di loro e onde più lunghe all'esterno, e questo crea uno squilibrio che finirà per avvicinare le due lastre fra di loro. L'effetto Casimir è stato misurato per la prima volta nel 1958 con molti errori sperimentali, per poi essere rimisurato molto più accuratamente nel 1997. Numerosi risultati sperimentali hanno mostrato come le fluttuazioni quantistiche si verifichino ovunque, in ogni momento.
I livelli di energia degli atomi sono direttamente influenzati dalle particelle virtuali. La meccanica quantistica richiede la creazione temporanea di particelle virtuali che si uniscono e si annullano a vicenda così rapidamente da sembrare di non essere mai esistite. A prima vista, queste apparizioni di energia sembrano contraddire il principio basilare della fisica, chiamato conservazione dell'energia. Secondo la famosa equazione di Einstein, E uguale mc quadro, l'energia si converte in materia e viceversa. L'energia di un sistema chiuso si conserva e non può essere creata né distrutta. Secondo l'attuale comprensione, l'energia non è necessariamente conservata globalmente, ma è conservata localmente. Quindi, come può essere che le fluttuazioni quantistiche derivino dal campo energetico senza violare la conservazione dell'energia? Ebbene, c'è una scappatoia. La comparsa e la scomparsa delle particelle virtuali accade in una scala temporale infinitesimale che l'umanità non può neanche sognare di misurare, il tempo di Planck, che è circa 10 elevato alla meno 44 secondi. La relazione tra le apparizioni di energia e il tempo è spiegata nel principio di indeterminatezza di Heisenberg. Secondo questo principio, nel caso delle particelle virtuali, è consentita una temporanea violazione della conservazione dell'energia, fintanto che queste apparizioni e scomparse avvengono in una scala temporale più breve del tempo di Planck. Si potrebbe anche dire che la conservazione dell'energia non venga nemmeno violata, visto che le fluttuazioni avvengono in un intervallo inferiore al tempo di Planck. È come barare giocando a carte, si ruota rapidamente la carta senza che l'avversario abbia nemmeno la possibilità di accorgersene. Non c'è ragione perché il gioco venga interrotto, dal momento che l'avversario non ritiene che alcuna regola sia stata infranta. Immagina questi due scenari. Primo, non hai soldi. Secondo, prendi in prestito 10.000 euro da un amico. In entrambi i casi non possiedi alcuna somma di denaro, ma nel secondo caso ti passano per le mani 10.000 euro. Non sono soldi tuoi e alla fine dovranno essere restituiti, ma la differenza del secondo caso rispetto al primo è che puoi fare molte cose interessanti con quel denaro preso in prestito, come ad esempio avviare una piccola impresa. È così che le particelle virtuali prendono in prestito energia e vengono all'esistenza. È stata avanzata l'idea che le fluttuazioni quantistiche potrebbero essere esistite prima del nostro universo. Di qui l'ipotesi formulata da Edward Tryon nel 1973, che vede nel nostro universo il prodotto di una fluttuazione quantistica. L'universo è pieno di materia, antimateria e radiazioni distribuite ovunque. Eppure l'energia totale e fissa dell'universo è zero. Perché c'è anche una quantità uguale di energia gravitazionale negativa distribuita tra tutte le particelle di energia positiva. Come Stephen Hawking scrisse nel suo libro La teoria del tutto, l'origine e il destino dell'universo, la materia nell'universo è fatta di energia positiva, ma la materia si attrae tutta per gravità. Due pezzi di materia vicini l'uno all'altro hanno meno energia degli stessi pezzi di materia molto distanti tra di loro. Questo perché devi spendere energia per separarli, devi tirare in direzione contraria all'attrazione gravitazionale che li vorrebbe unire. Quindi, in un certo senso, il campo gravitazionale ha energia negativa. Nel caso dell'intero universo, si può dimostrare che questa energia gravitazionale negativa annulla esattamente l'energia positiva della materia. Quindi l'energia totale dell'universo è zero. Nel caso dell'energia oscura, la forza repulsiva responsabile dell'espansione dell'universo, Hawking afferma che 2 volte 0 è sempre zero. Quindi l'universo può raddoppiare la quantità di energia positiva della materia ed anche raddoppiare l'energia gravitazionale negativa senza violazione della conservazione dell'energia. Questo non accade nella normale espansione dell'universo, in cui la densità di energia della materia diminuisce con l'ingrandimento dell'universo. Se si combina tutto all'inizio dell'universo, nell'istante attuale e anche nel futuro dell'intero universo, la somma dovrebbe essere sempre zero. Le particelle virtuali emergenti dalla schiuma quantistica sono coppie di particelle e antiparticelle che entrano in collisione tra loro e scompaiono, evento che può essere descritto come 0 uguale più 1
più meno 1. 0 rappresenta la schiuma quantistica. Più 1 e meno 1 rappresentano la coppia di particella ed antiparticella che si annullano diventando 0. Lo stesso vale per il nostro universo. Più 1 è l'energia positiva, ovvero la materia. Meno 1 è l'energia negativa, ovvero l'energia gravitazionale, che ci lascia con 0. Appaiono in coppia fondamentalmente perché per ogni positivo dovrebbe esserci un negativo. La conservazione della carica non può essere violata. Ecco perché queste particelle appaiono in coppia, così che le loro caratteristiche si annullano, ritornando a 0. Quindi, se annulliamo tutta l'energia positiva e negativa dell'universo, non rimarrebbe nulla. Se immaginiamo una bolla creata da particelle virtuali basate sull'ipotesi dell'universo a somma energetica zero e come regola del principio di indeterminatezza, la relazione tra l'energia e il tempo di sopravvivenza di quella bolla andrebbe come segue. Minore è l'energia della bolla, più a lungo potrà sopravvivere. Come quando carichi il tuo cellulare al 100% e lo usi pochissimo, la batteria ti durerà per quasi 2 giorni. Ma se lo usi continuamente, guardando video o navigando sul web, la batteria si esaurirà completamente nell'arco di poche ore. Ecco come il nostro universo ha preso in prestito questa energia ed è entrato nell'esistenza. Tempo ed energia si scambiano nel principio di indeterminatezza. A causa del rapporto tra energia e quantità di moto, se l'universo è iniziato con una grande quantità di energia, durerà per un breve periodo di tempo. Ma l'universo a bassa energia può esistere per moltissimo tempo. Il nostro universo ha un'energia totale pari a zero, o comunque molto vicina allo zero, che gli consente di esistere per un lungo, lungo arco di tempo. L'ipotesi della somma zero consente all'universo, con energia fissata a zero, di fluttuare nell'esistenza, dato che la sua forma è piatta. La cancellazione delle energie positive e negative porta a un universo piatto. Studiare la forma dell'universo è un altro modo per esaminarne il livello energetico. La teoria della relatività generale di Einstein mostra che massa ed energia piegano il tessuto dello spazio-tempo e determinano il tipo di curvatura che lo spazio-tempo assumerà con un valore chiamato omega, il parametro di densità. Se omega è maggiore di 1, la curvatura è positiva. Se omega è minore di 1, la curvatura è negativa, la tipica forma di una sella. E se omega è uguale a 1, l'universo è piatto. Dati sperimentali provenienti da più fonti indipendenti come il WMAP, il Boomerang, il Planck, hanno confermato che il nostro universo osservabile è effettivamente piatto, con un margine di errore di 0,4. Sappiamo che il contenuto di energia-massa dell'universo dovrebbe essere a somma zero e lo stesso varrebbe per la sua carica e il suo spin. Se tutti i numeri conservati di un universo chiuso sono a somma zero, allora non c'è niente che impedirebbe a questo universo di emergere spontaneamente, ci dicono i fisici. Nella meccanica quantistica, ogni processo che non è strettamente proibito dalle leggi di conservazione ha una probabilità diversa da zero che si possa verificare a un certo punto. Le leggi quantistiche potrebbero governare l'intera esistenza e consentire a un universo di iniziare dal nulla. La meccanica quantistica implica che a causa del principio di indeterminatezza, le fluttuazioni quantistiche sono inevitabili. Se l'ipotesi fosse vera, il nostro universo piatto, con energia totale zero, con la sua struttura complessa e magnificamente messa a punto per la vita, potrebbe potenzialmente essere sorto da una fluttuazione casuale nella schiuma quantica. Bene, con questa ipotesi in mano, alcuni fisici contemporanei molto spregiudicati affermano che l'intero universo sarebbe apparso dal nulla per caso senza violare le leggi quantistiche. E questo è tutto. Bene, il risultato dell'applicazione della meccanica quantistica alla gravità in effetti ci dice che lo spazio stesso diventa dinamico e che gli stessi universi, lo spazio e il tempo, possono venire all'esistenza laddove in precedenza non c'erano.
Quindi si possono creare interi universi dove prima non c'era nessun universo e in effetti in questo modo si può immaginare di creare un universo letteralmente dal nulla. L'imponente universo matematizzabile che osserviamo, con le sue quattro forze in perfetto equilibrio, quantità e costanti naturali finemente sintonizzate per permettere la comparsa della vita e della coscienza, non sarebbe altro che una fluttuazione quantica completamente casuale che non richiederebbe alcuna giustificazione. Come disse il famoso fisico teorico Alan Guth, saremmo davanti al pasto gratis definitivo. Ora, non meravigliatevi se tutto questo vi suona strano e i conti non vi tornano, perché è un po' come dire che qualcuno stia cercando di convincervi che dal momento che un tempo non esistevate, dunque eravate zero, e che un giorno non esisterete più, tornerete zero, l'intera vostra esistenza non richiederebbe nessuna spiegazione. Non vi sembrerebbe una spiegazione completa e soddisfacente, vero? Per fare un altro esempio, è come se voi avete un debito verso qualcuno ma non avete i soldi per saldarlo. Per fortuna c'è un vostro debitore che vi deve la stessa cifra, vi paga e voi con questo denaro estinguete il debito. Ma il vostro debitore a sua volta ha preso il denaro da un suo debitore, che lo ha preso da un suo debitore, che lo ha preso da un altro debitore e così via in una catena potenzialmente infinita. La domanda ovvia è: ma chi ha messo in circolazione il denaro in prima battuta? È logicamente necessario che esista qualcuno che possedeva quel denaro da mettere in circolazione per avviare la catena dei prestiti, giusto? Uscendo fuori dalla metafora, il nulla di cui parlano i fisici non è affatto nulla. È un mare ribollente di energia, con campi quantistici, particelle virtuali, leggi fisiche del tutto ingiustificati, non spiegati. In altre parole, l'ipotesi delle fluttuazioni quantistiche che generano un intero universo non è nemmeno lontanamente considerabile una teoria scientifica, perché poggia su speculazione selvaggia e indimostrabili presupposti. Vediamo quali. Primo, se si afferma l'esistenza di questa quantum foam, si sta affermando che debba esistere in uno spazio-tempo più ampio e precedente all'emergere del nostro universo. Il che è controverso. Per molti scienziati non ha senso parlare di un prima del primo istante di vita del nostro universo. To ask what happened before the beginning of the universe would become a meaningless question, because there is nothing south of the South Pole. In altre parole, se il vuoto quantico realmente esiste, sarebbe una regione del nostro universo, una regione estremamente piccola, instabile e non eterna che è alla base dello sviluppo dello spazio-tempo successivo. Una regione che ancora non possiamo descrivere, si va alla spasmodica ricerca di una teoria della gravità quantistica per poterlo fare. Una regione che rappresenterebbe a questo punto il confine estremo degli eventi. Questo sarebbe l'inizio dell'universo. L'ovvia domanda è: da dove viene questa quantum foam? Perché esiste un vuoto quantico instabile e contingente? Chi lo ha creato? Perché mai dovrebbe fare a meno di una spiegazione razionale, di una causa? Secondo, il filosofo della scienza David Hilbert ha chiesto ai fisici da dove provengono questi campi quantistici relativistici che sono parte del vuoto quantico. La risposta ovviamente non c'è stata. Nessuno sa da dove provengono. Terzo, la prova sperimentale che il nostro universo sia effettivamente a somma energetica zero è attualmente inconcludente. Manca all'appello un enorme quantitativo di energia negativa che si presume risieda nella materia oscura, ma nessuno può verificarlo perché non sappiamo nemmeno di che cosa si tratti. Quarto, l'ipotesi si basa sull'assunto che il nostro universo sia un incidente consentito dalle leggi della fisica. Quindi si sta presumendo che debbano esistere delle leggi fisiche sussistenti in assenza di un universo da descrivere, in assenza di materia. Com'è possibile questo? Il mistero risiede nel fatto che le stesse leggi della fisica che descrivono l'evoluzione dell'universo una volta che è apparso, le stesse leggi descrivono questo processo di creazione quantistica dell'universo. Questo sembra suggerire che le leggi erano lì, tra virgolette, anche prima dell'universo. Le leggi sarebbero in qualche modo più fondamentali dell'universo ed hanno un'esistenza platonica di qualche tipo.
I cosmologi quantistici giungono tutti a una dimensione fondamentale di regole matematiche preesistenti lo spazio, il tempo e la materia. Ma cos'è che dà fuoco alle equazioni e crea un universo da descrivere? Perché l'universo si prende tutto il disturbo di esistere? Si chiese Stephen Hawking. I numeri non sono in un rapporto di causa e effetto con le cose, non hanno il potere di far passare dal nulla al tutto. Dunque, la domanda perché esiste l'universo è una domanda che probabilmente rimarrà irrisolta e irrisolvibile. E questo dal momento che le domande basate sul perché esulano dall'approccio scientifico moderno. Anche il fisico ateo Sean Carroll ha detto esplicitamente: i progressi della fisica moderna e della cosmologia ci aiutano ad affrontare queste domande di fondo del perché esiste qualcosa chiamato universo e perché ci sono cose chiamate le leggi della fisica e perché quelle leggi sembrano assumere la forma della meccanica quantistica e perché qualche particolare funzione d'onda è hamiltoniana. In una parola, no, non vedo come potrebbero. La scienza spiega come funziona questo straordinario meccanismo che è il cosmo ed ha dei limiti epistemologici molto evidenti che tanti scienziati riconoscono senza alcun problema, ma non può affrontare la domanda delle domande: perché esiste qualcosa invece del nulla? Ed è qui che la ragione umana può aprirsi alla proposta del teismo. Il nulla di cui parla Lorenz Krauss coinvolge le equazioni della meccanica quantistica. Le equazioni sono entità matematiche e le entità matematiche sono oggetti astratti. Esistono sempre in una mente. Il nulla dei fisici sembra proprio implicare la necessità di una mente preesistente. Ci troviamo al cospetto di un finemente sintonizzato universo, comparso dal nulla in un momento definito del passato, che rende possibile la vita e la coscienza solo grazie a un delicato e finissimo bilanciamento di forze, quantità e costanti naturali. Il Big Bang fornisce prove molto, molto forti che puntano a Dio, perché mostra che tutta la materia, il tempo, lo spazio e l'energia ha avuto inizio in un momento definito del passato, il che significa che qualcosa ha dovuto avviarlo. E questo qualcosa doveva essere immateriale, senza tempo, infinitamente potente ed anche personale, perché solo un essere personale può scegliere di agire con uno scopo. Una mente che possiamo approcciare attraverso il linguaggio della matematica con cui il mondo fisico è stato scritto, una mente con cui possiamo relazionarci attraverso la nostra anima, che è capace di elevarsi nella contemplazione della verità attraverso la preghiera. Fede e ragione possono coesistere in un meraviglioso rapporto di continuo e proficuo dialogo filosofico, teologico, argomentativo. L'illusione di un conflitto tra scienza e religione può emergere solo a causa di una conoscenza incompleta ed errata delle scritture o dei fatti della natura, o solo una generale mancanza di comprensione di come le due aree si integrano. E le posso chiedere se lei crede in Dio? Sì. Io credo. La scienza con la religione è compatibile? Adesso può sembrare una domanda assolutamente sciocca, chiedovenia, ma... Assolutamente sì. E ciascun ambito appaga alcuni aspetti della nostra umana natura, quello più intellettualistico, conoscitivo, e quello più esistenziale, che vuole trovare un senso, un valore, uno scopo all'esistenza umana. Alla prossima puntata.